TV, TV di comunità. Dove è possibile potrei intervenire non direttamente, o quantomeno non sempre direttamente. Se vedo una persona che sta buttando un sacchetto dove non lo deve buttare, lo classifico come un degrado diverso da uno che sta buttando, che ne so, del materiale edile magari in una discarica abusiva. Allora, nella prima ipotesi potrei intervenire direttamente, magari informando la persona, dicendogli esattamente come dovrebbe comportarsi. Nella seconda delle ipotesi so già che lui, cioè che lui o lei sa già di commettere un'azione illegale e quindi mi adeguerei chiamando il vigile o il convalente di competenza. Se dici degrado urbano penso innanzitutto alle strade, quando non c'è la possibilità non ci sono passaggi pedonali adeguati, non c'è la possibilità di poter andare col passeggino, penso ancora con le carrozzine perché non ci sono i passaggi sul marciapiede, o quando magari la strada è particolarmente dissestata. Che bisognerebbe stare più attenti alle costruzioni e dire basta con quello che abbiamo fatto fino adesso e ricominciare a rimetterci le mani e fare qualcosa di meglio. Sprawling urbano. Quindi estensione disordinata degli edifici. Cioè, ambiti degradati dal punto di vista strutturale degli edifici e urbani, carenza di servizi, porta indubbiamente a dei deficit sociali. Io penso che proprio l'integrazione potrebbe passare anche attraverso la manutenzione delle aree verdi, invece non sono gestite bene in genere. La sicurezza passerebbe anche attraverso una tutela del territorio e soprattutto delle aree urbane, perché più sono fruibili, più questo incentiverebbe le persone a starci meglio all'interno, a vivere fuori, a potersi aggregare anche all'interno delle aree urbane. A posto. Ciao. Ciao.